te. Non capisco, non capisco più niente del Milan. Cioè, Donnarumma blocca, bravo, ma non capisco. Cioè, Çalhanoğlu non prende, Suso non crossa, Romagnoli espulso, ma guida, tu no. Si può sapere che cazzo di problemi avete? Porca Madonna, bestemmia in diretta, chi se ne fotte? Ma che cazzo vi prende? Io non so che dire. Da Europa League, da Champions, non siamo da un cazzo! Siamo da ottavo, nono posto! Peggio, quasi peggio del 2015, che è l'anno più nero finora! Anche Serie B. Non esageriamo, mo, Sabba. Serie A ci possiamo stare, però siamo veramente da fuori coppa, cioè... In paragone, la stagione, senza offesa per i napoletani, che non hanno vinto trofei, sembra un sogno in confronto alla nostra, veramente. Cioè, il bello è che abbiamo costruito tanto in questi mesi, tutto a puttane, un record. Il Milan, un legale futuro, scrivete, voi che notate il calcio, il Milan in una stagione, anzi no, in una settimana, questa, riuscì a mandare a puttane sia la Coppa Italia, meritatamente, sia la Champions League. Il Milan perse entrambe, signore e signori, che erano tutte e due a portata di mano, per la squadra che abbiamo e per comunque non tutti quanti, ma per la maggior parte almeno. Cioè, senza gioco, senza grinta. L'unico che ha avuto grinta è lo scoppietto con le pagelle. Andiamo con questo perché ho fatto già abbastanza spettacolo. Allora, Donnarumma 6, non potevi fare niente sui gol, Gigio, bravissimo. Rigore un po' dubbio, però bravissimo Gigio. Soprannome per Donnarumma? Beh, no, Donnarumma, Gigio, che dobbiamo fare. Comunque, vabbè, scusami però. Rodriguez. Facciamo così, va, ti do stavolta, non è sufficiente, ti do un 5,5 perché almeno rispetto alla difesa sei stato forse uno dei migliori che ci ha almeno provato. Soprannome per Rodriguez. Non ci sono, ma non passano solo ai voti, che gli utenti non sono venuti per sentire i miei soprannomi del cazzo. Conti, voto 4 Andreino, 4, il voto totale più un cartellino giallo evitabile. Ma ti sei messo a fare Karate Kid su quel coglione di Anzaldi o chi era? Musacchio, su parte il nostro regista, volevo darti 5, ti do 6, anche se sei colpa sul gol, sei stato bravo in partita, va, 6 Musacchio. Romagnoli, caro Alessietto, premetto che Guida a spellerti ha sbagliato perché tu sei italiano e puoi protestare, è stato ingiusto ad spellerti. Però comunque tu non parli dell'espulsione che non c'era assolutamente, qua Guida meriterebbe gli schiaffi, però tu non parli della munizione, parlo del modo di giocare, non puoi fare ingenuità così grandi. Tu sei il capitano, hai detto di protestare, qui l'ha sbagliato qui, però tu non puoi fare caccoglionate del genere in campo. Voto, mi spiace, perdonami Alessietto, voto 4, come Andrea. Anche 3. No, 3 è troppo, 3. 4. 2. No, 4, Sabba, non fare il coglione, 4, perché 3 e 2 è troppo poco, perché non si merita tutto quello che gli è successo, però il 4 ci sta perché tu sei il capitano, se no, se era un normale giocatore il voto sarebbe sotto 5. 4 quindi. A centrocampo, allora, che sì, voto 5,5. Ci hai provato anche tu, però come a Rodriguez, 5,5 perché non è stato sufficiente. Bakayoko, quanto mi dispiace per te, Timoe, avresti meritato almeno il gol del 2-1. Voto, sono fiero di averti messo in campo al fantacalcio. Voto, non so quanti danno loro, io ti do un 6,5, il migliore della partita sei stato, 6,5 tu Bakayoko. Poi allora, chiesa per chi c'era, Paquetà, Lucas, voto, facciamo così, va, nonostante la munizione ingenua, ti do un 6 perché almeno ci hai provato anche tu, va. Andiamo ai sostituti, Bonini, mi spiace anche per te, voto 6 anche a te, bravo Fabio, ci hai provato comunque, mi sei piaciuto, lo sai. Castilleco, voto 5,5, sei un buon giocatore, tutti posso testimoniarlo, però qua è proprio fatto, non top, non toppata, però nel senso che qua comunque hai fatto... Non hai fatto i tuoi livelli, voto 5,5. Suso, voto 4. Volevo darti un mezzo, non te lo do, 4. Premetto che anche qua Guida ha sbagliato perché non può farti, non può farti giocare con la ferita in testa, però una ferita in testa non mi può far commuovere, sinceramente. Voto 4. E tu, dato che per riscattare il Bakayoko, perché lo riscatteremo, occorre un sacrificio, Suso, tu, te ne vai.
te ne vai. Poi chi acquista Piontek? Mi dispiace, Christoph, meritavi tutti il voto di capocannoniere, ma per colpa nostra non te lo beccherai. Voto, facciamo così, per stavolta non ti posso dare 6 perché non hai giocato manco bene tu, 5 e mezzo, va, sono buono. Cutrone, voto 6. Ci hai provato, ma purtroppo non sei riuscito, peccato. Chi altro c'è che non ho dato voto? Che sì. No, l'ho dato il che sì. 5 e mezzo. Ma che voto 6? No, va, 6 e mezzo, parla io. Poi chi altro c'è? Ah, no, no, tutti. Ah, no, Gattuso. Gattuso, non per il modulo, che alla fine, anche se abbiamo giocato in maniera molto molto brutta, almeno il modulo era azzeccato, perché il modulo era azzeccato, i giocatori spenti. Ma Castiglieco? Non ci ha dato 5 e mezzo, perché ci ha provato, però non è come ha capito, come a Cutrone che era vicino alla porta, capito? Perciò non poteva. In ogni caso, Gattuso, scusatemi, ora il bocconcino mi avvicino in tuo onore, Ringhio. Sai quanto è il tuo voto, caro Ringhietto, caro? Leggi qua. Questo è il tuo voto. Grazie a tutti. Ora chiudi, non ho nient'altro da dire.